Comunque, raga, dopo un bel po' di tempo, devo dire, sto tornando con uno Sniping Live. I primi due colpi andati un po' così, però con calma. Sniping Live che è da un po' che non porto, ci tengo a fare un po' di belle partite, magari una lunga o due corte, vediamo poi come si svilupperà il tutto. Siamo su Express, che in teoria per il check-in non è una cattiva mappa, cioè nel senso mi sono sempre trovato bene a giocare su questa mappa col cecco. Capissi un attimo da dove arrivano i nemici sarebbe meglio, ma... Da dietro. Ogni volta è così in sta mappa. Te arrivi convinto di avere tutto sotto controllo e poi ti dimentichi che la casetta dietro it's a real thing. Ti ammazzano subito. Muore, ok, adesso prendiamoli un attimo da dietro. Vediamo, l'UAV ci sta aiutando abbastanza. Però, capisci, se sono tutti nel treno è un po' difficile da qua. Adesso io con la pistola, non pistola, non me ne frega niente. Voglio ammazzare sto bastardo qua che ogni volta è un problema perché... Express va giocata principalmente da qua sotto o dall'altra ovviamente. E tenere un attimo gli spawn. E capisci che se ce n'è uno nella casetta di per sé ti smanda, ti manda tutti i piani un po' a puttane, perché non puoi più giocare come sarebbe da giocare sta mappa. Tipo così, vedete, io adesso come sto gestendo sta zona. Porca di quella puttana. Visat e drone. Non male, oserei dire. Infiliamoci qua. Morto. Il drone sta martoriando. Beh, bello come ritorno agli Sniping in Live. Che era da tanto che non facevo. Da cosa sono morto? Aiuto. Era da tanto che non facevo un esordio così in uno Sniping in Live bello cattivo, pieno di kills. Mi piace, mi piace. Più che altro quando riesci a trovare sto spot che va a tuo favore, il gioco è fatto. Quando loro iniziano a nascerti tutti là... Dai, vieni di nuovo. Ok. Quando loro iniziano a nascerti tutti là e te sei lì, non c'è più un cazzo da fare per loro. Possono solo sperare che tu sbagli un colpo. Diciamo che è un po' infame come posto dove piazzarsi, un po' quasi camper oserei dire, però cazzo se funziona così bene. Sarebbe stupido rinunciarci, switchino la pistola easy, lamentatevi adesso, mi uso sempre la pistola. È quasi giunto al termine, 67, gran partita, mi sta piacendo, non so neanche quanto stiamo facendo, però mi piace come stiamo sparando. Ice. Quanto cazzo è caldo e gelido. Sta finendo? Sì, direi che sta finendo, 73, con 2 kills, 74, quello lì è scappato, abbiamo un altro Visat, ma noi... No, vaffanculo, morto alla fine, era rimasti 2, 33, not bad at all, not bad man, not bad. Dentro con una seconda partita, questa prima abbiamo roccato abbastanza. Ok raga, la partita è già iniziata e la seconda la facciamo col mirino metallico. Ho già fatto un po' di kills e un po' di morti, più che altro perché volevo un attimo prendere le misure con un'arma che non utilizzo dall'alba dei tempi. Io sono scarso col mirino, cioè non scarso, ma non sono abituato ad utilizzarlo, non l'ho mai utilizzato. E se l'ho utilizzato, l'ho utilizzato giusto 3 partite. Quindi volevo un attimo prendere la mano e adesso che mi sono un attimo esercitato, vi portavo la seconda parte del video, anche perché 2 partite intere, poi viene il video troppo lungo. Non ci sono i nemici, in sta lobby i nemici camperano, camperano e camperano, non ci sono da nessuna parte. Come sempre, se non ci sono vuol dire che sono qua dentro. No, neanche qua dentro. Bene. Non c'è un'anima. Incredibile, sta lobby è incredibile. Ok. È incredibile come... Basta! Mi scappano... No, vaffanculo. Dai, ma Madonna, oh... Che fastidio. Ste partite dove non trovi un cazzo di nemici, poi ti uccide un cecchino da 8000 metri. Marker. Preso. Uccide un cecchino da 8000 metri che non avevi neanche visto. Fermo un attimo, tanto. 2. 3. No, no. Far così. È l'unica. Hitmarker. Madonna, quello con lo scudo.
No, ho mancato io, ho sbagliato io. Nati da questa adesso. Occhio che non salga sul treno. Invece sì che ci ha salito sul treno. Questo lo devo prendere con la pistola se è qua. No, non è qua, bene. Calmo. Arriva. Hit marker. Fortunatamente poi mi sono salvato. Sono concentratissimo, raga, perché con quest'arma davvero ti devi concentrare tipo il doppio. Soprattutto perché non è un'arma che ho utilizzato tanto nella mia carriera. Scusi, vogliamo chiamarlo su questo gioco, quindi... Niente, quando utilizzi un'arma tra virgolette nuova, perché non puoi dire che è un'arma nuova, però è un'arma che non hai sperimentato all'infinito, è normale. È normale che la concentrazione sia abbastanza di un altro livello. Invece col ballista io gioco, parlo, sparo puttanate. Cioè, io sono io che li ammazzo. Quelli che fa cheat marker o li manco ci pensa il mio drone, fantastico, eccolo, guardalo lì. Drone di scorta top, raga, su queste mappe, perché te i nemici li vai a prendere e quelli che non prendi te li prende lui. Drone di scorta grande, streak, una delle più belle, mie preferite. Sta facendo una strage il mio drone, ovviamente. Hit marker. Basta hit markers. Sto rompendo i coglioni. Qua ce ne sono due, vediamo se si può rischiare qualcosa. Te t'ho preso. Te pure, rinasci. La sventata, saliamo qua. No, vaffanculo, vabbè. 28-5, però contando che quando l'abbiamo iniziata ero 6-4, abbiamo fatto 22-1. Not bad! 33-22-1, la bestia! Mi è piaciuta. Raga, spero davvero tanto che il video vi sia piaciuto a questo punto. Se è così, mi raccomando, un bel pollicione verso l'alto, un commento. Se ancora non siete, iscrivetevi al mio canale, che fa sempre molto piacere. Per oggi, da venire tutto e bella!